Gentili ascoltatori, buonasera da Roberto Bortoluzzi in studio. Questa sera collegamento con lo stadio Romeo Menti in Vicenza e più precisamente con Casa Vicenza per la trasmissione Lane nel cuore. Con i nostri inviati Luisa Nicoli e Cesare Viero, a voi la linea. Le 19:26 minuti, buona serata e ben ritrovati anche per questo mercoledì sera 10 di marzo su Stella FM, naturalmente radio ufficiale del Vicenza Calcio, con Lane nel cuore. Buona serata da parte di Cesare Viero, Luisa Nicoli a mio fianco, la nostra redazione sportiva come sempre a disposizione, un grande ospite per questa sera per vivere questo momento magico, bellissimo del Vicenza. Vi ricordo subito, io lo faccio sempre, il nostro numero di WhatsApp per interagire con noi, per mandare le vostre domande: 345 7959 749, oppure sulla nostra pagina di Facebook o anche su Instagram di Stella FM. Linea Luisa Nicoli, entriamo nel vivo anche per questa puntata, un'oretta naturalmente per chiacchierare un po' di tutto, ma soprattutto del nostro grande Vicenza. Eh sì, assolutamente sì, sempre in diretta da Casa Vicenza, e ringraziamo la società per l'ospitalità nella nostra trasmissione del mercoledì, Sara Vivian per il supporto come sempre, e l'ospite di stasera che è Simone Pontisso, centrocampista dell'Ane, benvenuto. Grazie, buonasera a tutti. Che ci fa particolarmente piacere avere qui, perché poi tra l'altro dopo tutta una serie di sfortune è tornato in campo, è tornato protagonista, adesso ne parliamo. Centrocampista dell'Ane di San Martino di Codroipo, esatto, diciamolo, esatto, ancora diciamolo una volta, bene. Vediamo se... Nato a San Daniele, ma di San Martino di Codroipo. San Martino di Codroipo, che ce l'avevi precisato tu in una conferenza stampa, ricordo che ci avevi detto: per favore non scrivete San Daniele, esatto, perché io sarei di San Martino di Codroipo. E quindi lo ribadiamo. Tra l'altro è il tuo compleanno fra una decina di giorni. Esatto, il 20 di marzo. Giovanissimo, lui è nato nell'anno in cui Cesare... Lui è nato nell'anno in cui noi vincevamo la Coppa Italia. Ah, beh. 97. Quindi aveva qualche mese a maggio quando noi abbiamo vinto la Coppa Italia e io e Corrado Ferretto eravamo qui a commentarla in radio, come più o meno adesso facciamo con le partite. Quindi, e mio di Carlo era in campo, quindi adesso mi alleno. Passato qualche giorno. Senti, innanzitutto dici come stai. No, sto bene, finalmente mi sento bene. È passata la paura dell'infortunio, sembrava più grave del previsto, però adesso mi sento bene, sto davvero bene. Poi sta bene anche il Vicenza, dopo due vittorie consecutive che non erano mai arrivate in questo campionato. Esatto, adesso stiamo bene, abbiamo ingranato, vogliamo vincere anche la prossima, anche se sarà dura, vogliamo provare a vincere. Senti, parliamo di lunedì, torniamo un attimo all'altro ieri sera a Verona col Chievo, primo tempo assoluto protagonista il Vicenza. Sì, abbiamo fatto una grande partita, abbiamo approcciato benissimo, abbiamo fatto un primo tempo dove abbiamo messo in grandissima difficoltà il Chievo, che sappiamo tutti che è una squadra forte, che gioca bene a calcio, però li abbiamo praticamente annullati, abbiamo fatto due gol e abbiamo fatto una grande partita, vittoria meritatissima. Tra l'altro Giacomelli scatenato assist man. E Jack sta bene, Jack è forte, sta bene. Lo sappiamo, è forte. Quindi... Ma quando è così fa la differenza. Sì, no, è fortissimo. Lanzafame dal primo minuto al posto di Meggio, perché Meggiorini era in turno di riposo, diciamo così. Sì. Subito gol, poi il gol è arrivato da Luca Rioni. Esperienza, Luca è forte. Ma sappiamo, abbiamo giocatori esperti di qualità che possono fare gol, quindi... Noi possiamo vincere davvero con chiunque se giochiamo così. E aspettiamo il gol di Simone Pontisso, però. Perché dei centrocampisti che si inseriscono, o il tiro dalla distanza, tu ce l'hai, l'abbiamo visto la scorsa stagione. Sì, lo sto la cercando, botta. Però metto al primo posto la vittoria, certo, della squadra, poi se arriva il mio gol bene, se no va bene vincere lo stesso. Tre l'anno scorso. Uno più bello dell'altro. Sì, dai, due belli, uno di testa. Uno di testa, vabbè, meno però, bello, però bello. Importante comunque. Importante, pesanti, voglio dire. Sì. Gol. No, beh, fare gol è sempre bello, è sempre bello. Una grande emozione. Quindi è un po' mi manca, devo dire la verità. Immagino, anche se effettivamente non hai giocato tantissimo, considerato tutto quello che ti è capitato in questa stagione finora. Quindi. Sì, dai, però dai, sono convinto che arriverà anche il gol. Anche perché guardavo un po' di numerini, di statistiche, perché ogni tanto mi diverto anche con queste. Il Vicenza ha mandato in gol 15 giocatori diversi, cioè una sorta di cooperativa. Quindi speriamo 16. Appunto, aggiungiamo. Sabato speriamo 16 col mio gol. Contro l'Empoli non sarebbe male farsi un regalino così contro la capolista. Non sarebbe male. Vincere con un mio gol non sarebbe male. Scriviamo noi intanto. Senti, a Verona poi il secondo tempo c'è stato un po' più da soffrire.
Beh, come è normale che sia, sì, insomma. Anche perché il Chievo è entrato subito forte, subito tutti in attacco, stavano perdendo 2-0, è normale che la squadra avversaria prema un po' di più sull'acceleratore. Siamo stati bravi a tenere botta, abbiamo anche avuto buone occasioni per fare il 3-0, poi abbiamo preso il 2-1 su rigore, ma abbiamo tenuto bene, non abbiamo rischiato grandi cose. Su un altro rigore discusso. Su un altro rigore discutibile, però quest'anno ci stanno fischiando parecchi rigori contro discutibili, quindi accettiamo, l'arbitro decide e basta, ne prendiamo atto. Sono 8 contro e 1 a favore. Sì. Esatto. Cioè, dopo dicono che alla fine del campionato questi numeri di solito raggiungono un certo equilibrio, quindi in teoria vi dovrebbero dare una serie di rigori a favore, se per riequilibrare le cose. Noi non li accettiamo volentieri. Senti, sei convinto anche tu che la VAR in Serie B potrebbe essere un grosso aiuto, come dicono in molti che stanno? Sì, un elemento sicuramente aggiunto per questa categoria, perché comunque limita di molto gli errori degli arbitri, ma l'abbiamo visto anche in Serie A, l'abbiamo visto perché dai dati ha limitato molto, molto gli errori degli arbitri che facevano gli anni scorsi in Serie A, quindi penso di sì che serva assolutamente. Tra l'altro lunedì sera c'era Doveri, che è un arbitro importante, voglio dire, un arbitro, sì, di Serie A. Sì, 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 è vero. Quindi penso che il VAR in Serie B sia la cosa giusta. Necessario, sì. Insomma, speriamo che arrivi. Parlavano probabilmente per i playoff, play out di questo campionato, non sì, prima. Sì, ho sentito quindi anch'io che parlavano, speriamo, dai. Vediamo, toccherà aspettare perché arrivi per tutta la stagione, poi immagino che bisognerà anche attrezzare gli stadi e soprattutto avere anche la disponibilità degli uomini che devono coprire il ruolo, esatto, di fare gli assistenti, sì, sì, davanti alla telecamera. Sì. Senti, diciamo, 2 vittorie consecutive, Verona e Cremonese, vi hanno dato nuovo entusiasmo, nuova spinta? Perché Sicuramente ci danno fiducia, ci danno consapevolezza di che squadra siamo, di quello che possiamo dare, che possiamo davvero mettere in difficoltà chiunque. Se giochiamo con questo atteggiamento, con questa grinta, possiamo fare un bel campionato. Anche perché il Vicenza in realtà di prestazioni ne aveva fatte tante di positive, buone, che ha raccolto meno. Avevamo raccolto meno di quello che dovevamo raccogliere. Adesso stiamo raccogliendo quello che ci meritiamo. 13 pareggi, se fossero stati anche solo un paio di vittorie in più, cambiava di la molto. Classifica di molto, sì. Sì, sì, è vero. Però adesso stanno arrivando i risultati, quindi siamo contenti e cavalchiamo l'onda. Oggi al campo tutto bene? Siete allenati, tutto bene, carichi? Sì, sì. Siamo allenati, tranquilli, carichi, preparando già la sfida di sabato. Ho visto i video su Instagram del post a Chievo, la trombetta di padella funziona? Funziona, l'abbiamo testata, adesso funziona. Vogliamo suonarla anche sempre. Anche le prossime settimane, sì. No, perché hanno detto che aveva dovuto cambiarla perché si era rotta. Sì, sì, abbiamo fatto un cambiamento adesso. Adesso siamo ritornati, perché funziona, c'è questo rito della trombetta suonata in spogliatoio con tutta la squadra. Sì, a fine partita, padella la suona sempre. Tutti che fanno festa, ovviamente, che battono i pugni sulle... Sì. Come giusto che sia, come quando, giusto quando che si vince, assolutamente. Si c'era anche il patron, ho visto nel video, Renzo Rosso, che era lì con voi a far festa. Sì, sì, viene quasi sempre. Quasi sempre, a seguirvi anche in trasferta, esatto, vedo spesso. Esatto. Ci dà carica, ci fa grosso piacere. Soddisfatto, immagino. Soddisfattissimo, quindi. Sì. E niente, ci fa molto piacere. Ma l'avete celebrata in qualche modo questa vittoria? No, beh, solita trombetta e spogliatoio, abbiamo festeggiato. Basta. Però già determinati a sabato adesso. Sì, anche perché Mimmo non è che lascia tanto tempo per fare festa. Esatto, non c'è tantissimo in Serie B, non c'è tanto riposo, tempo per festeggiare. Non c'è momento per festeggiare. L'altro. E i compagni acciaccati come stanno? No, dai, stanno... Un po' alla volta si torna? Stanno riprendendo, un po' alla volta. Sì, un po' alla volta, ci vogliono le giuste tempistiche. Però stanno lavorando a parte con i preparatori e certo, sono sicuro che torneranno presto. Senti, 38 gol realizzati, mi pare il terzo migliore attacco della Serie B. Abbiamo, come ho detto prima, abbiamo giocatori forti, di esperienza, di qualità, che possono fare la differenza, e quindi sì, non mi stupisco che gli attaccanti facciano così tanti gol. Magari 37 subiti, un po' tantini. Quello sì. Abbiamo capito che in Serie B, a differenza dell'anno scorso, quando lasci mezzo spazio, quando sbagli, fai un mezzo errore, lo paghi.
quindi dobbiamo migliorare anche in questa cosa, però lo stiamo facendo bene nelle ultime partite. Il tecnico tra l'altro ci ha raccontato in conferenza stampa di Carlo lunedì prima della partita, sì, con il Chievo. Gli abbiamo chiesto di questi due gol subiti in 10, gli ultimi due gol subiti in 10, perché uno l'avete subito con Pasini che si stava medicando e l'altro in casa contro la Cremonese con Cappelletti che era a terra, per poi ha segnato Ciofani, ma c'era un giocatore, un difensore a terra, e un collega ha chiesto al mister: ma ci vuole un po' più di malizia forse in quei momenti, bisogna essere bravi? E lui ci ha risposto: sì, ci siamo, abbiamo anche provato ad allenarci in 10 per un minuto, ho tolto uno quando facciamo le partite per vedere se... proviamo ogni tanto, sì, perché comunque ti devi adattare a qualsiasi cosa può succedere in partita, può succedere di rimanere, sì, certo, può rimanere uno in meno, quindi ti devi adattare e devi cercare di non subire gol e di lottare tutti dietro a difendere bene. Quindi anche in 10 si prova. Si prova tutto, si prova tutto. Si prova sì. Tutto. Senti, 4-3-3, 4-4-2, 4-3-1-2. Beh, penso che questo sia tutto a nostro favore, perché abbiamo i giocatori che si possono adattare a qualsiasi tipo di modulo. Io personalmente mi trovo bene con qualsiasi modulo il mister scelga di giocare, però penso che anche tutti i miei compagni si trovino bene con qualsiasi modulo, e l'abbiamo dimostrato. Tu ti senti più mezzala, regista, più... Se me l'avessi chiesto un po' di tempo fa, ti parlo di qualche anno fa, ti avrei detto io sono mediano davanti alla difesa. Invece adesso ho scoperto che posso fare anche la mezzala, diversi ruoli, sì, del centrocampo, e penso sia un punto a mio favore. Assolutamente, beh, anche perché sei giovanissimo comunque, sei del 97, quindi... Sì, no, certo. Poi è importante adesso per un centrocampista essere duttile, saper fare tutti i ruoli del centrocampo. Poi tra l'altro Vicenza ha cambiato anche spesso modulo in corsa, nel senso è partito con un modulo, la cambia, a volte appunto, basta, avendo gli uomini per... basta poco spostare un giocatore, Giacomelli fa il trequartista o si allarga a sinistra, insomma a volte non... Sì, esatto, come ho detto abbiamo gli uomini giusti per variare in campo anche il modulo. Fa un po' paura questo Empoli capolista che arriva sabato al 20? No, Vicenza non ha paura di nessuno. Noi andiamo in campo aggressivi e sicuramente li mettiamo in grande difficoltà. Tra l'altro Empoli che ha perso una sola partita finora, tra l'altro, contro una veneta a Venezia 2-0 alla sesta giornata. Di buon auspicio, speriamo ne perdano due. Devi chiedere a Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, vicentino peraltro, che ha giocato anche a Vicenza, come si fa a fermare questo Empoli. Loro hanno pareggiato e vinto all'andata, ma da allora però non ha più perso. Sappiamo la forza di questa squadra. Ha fatto tanti risultati utili, ha perso solo una partita, è la prima in classifica, mia opinione personale è la più forte del campionato, però hanno dei punti deboli anche loro come tutte le squadre. Noi siamo in un buon momento, siamo in fiducia e vogliamo vincere a tutti i costi, anche perché loro, sbirciavo i risultati, comunque nelle ultime 7 partite ne hanno vinta una, ne hanno pareggiate 6. Sì. Quindi. sì comunque sono risultati utili. Noi cercheremo di fare punti, che pensiamo a noi stessi, al nostro percorso, e poi vediamo sabato come va. Avete già visto l'Empoli con il mister? Stiamo iniziando a vedere, comunque l'avevamo visto all'andata, io sì, purtroppo certo, non c'ero, non che ero infortunato. Adesso lo stiamo riprendendo, così sappiamo bene come affrontarlo. C'è un pericolo magari nell'Empoli che... Ma non ce n'è uno, perché ce ne sono tanti giocatori. Al di là degli attaccanti che hanno... Esatto, al di là degli attaccanti, hai detto bene, ci sono tanti giocatori che fanno la differenza, e quindi però noi non abbiamo paura di nessuno, noi andiamo in campo per vincere. L'ha detto anche il mister a fine partita lunedì, ha detto adesso l'Empoli, rispetto per tutti, paura di nessuno. Esatto, questa è la mentalità che ha trasmesso a tutta la squadra, noi giochiamo così, vogliamo dire la nostra ogni partita, non abbiamo paura di nessuno. Come si affronta la prima in classifica? Vabbè, in casa, poi ci fosse il pubblico avrebbe magari un peso diverso, ma insomma non c'è, quindi... Cosa che non come si affronta la partita? Qual è l'errore magari che non si deve fare? Beh, bisogna stare concentrati per tutta la partita, tutti i 90-95 minuti, quelli che saranno,
perché sappiamo che una squadra come l'Empoli al minimo errore ti punisce, quindi dobbiamo fare la partita perfetta, aggressivi, concentrati su quello che dobbiamo fare, proviamo le nostre cose e secondo me possiamo vincere. Tra l'altro sarà una partita anche speciale, un po' più speciale per Luca Rigoni, perché prima della partita gli verrà consegnata la maglia celebrativa dalla società, perché ha tagliato il traguardo delle 150 presenze in biancorosso. E lui, che tra l'altro è un vicentino, penso sia cresciuto qui nelle grande giovanili. Motivo di orgoglio per lui, appunto è vicentino, ha fatto 150 partite, penso sia soddisfatto lui, sia orgoglioso lui, ma come lo siano i tifosi e tutta la gente vicentina. Che compagno è? Visto che siete anche compagni di ruolo, tra virgolette. No, Luca mi aiuta molto. Io quando magari non giocavo io, giocava lui, io lo guardavo, perché per imparare i movimenti, il guardare prima e le giocate, sicuramente un giocatore esperto come lui quando gioca lo osservi per capire bene i movimenti che fa e tanti consigli, poi mi aiuta molto, mi dà dei consigli e lo ringrazio. Senti, anche il mister è un ex centrocampista, anche lui è più attento magari per chi fa questo ruolo, cioè quello che era il suo. Mister, sì, era centrocampista, me l'ha detto, però devo dire che è attento su tutti i reparti, vuole il massimo da tutto in tutti i reparti, ecco. Ma è più bastone o carota? Forse un po' più bastone. Un po' martello. Forse un po' più bastone, dai. Però è giusto, nel senso, non è solo bastone, non è solo certo. Carota. È più bastone che carota, però va bene. Però avete imparato a conoscerlo, poi ormai tu sei qui da gennaio, sì, esatto. 2019, quindi ormai esatto, hai imparato ormai a conoscerlo, sì, il sì, mister. Ormai com'è. Lo conosciamo. Poi credo che abbia un martello, ma di quelli positivi, esatto, in questo esatto, senso. Esatto, sempre, sempre positivo. Sì, questo è importante per noi, per la nostra crescita. Anche perché lui lo dice sempre nelle conferenze stampa e anche nelle interviste dopo partita, la grande fiducia che ha nel vostro gruppo e in voi ragazzi. Sì, lo dice sempre, perché questo gruppo è un gruppo che in allenamento va forte, è fatto da uomini veri, è un gruppo coeso e quindi davvero meritiamo la vittoria ogni sabato. Tra l'altro avete qualche punto in meno, come dicevamo prima, secondo me in classifica, esatto. E forse col pubblico ne avreste ancora qualcuno in più. Sicuramente un fattore che ci manca tantissimo, perché anche l'anno scorso l'ho provato e ti dà una spinta incredibile, quindi spero che questa situazione si risolva al più presto, perché ci mancano tanto. È un anno ormai che si soffre da questa, perché poi sì, hanno fermato dopo Cesena. Esatto, purtroppo è già un anno, però non possiamo farci niente. Ah, assolutamente, questa cosa, grande attenzione, sì, anche voi, noi lo ribadiamo sempre, tra l'altro attenti. Siamo in diretta con le mascherine, distanziati, ognuno con il suo esatto, microfono, sì. Voi fate i tamponi ogni quattro sì, giorni. Perché non bisogna rischiare, soprattutto in questo momento del campionato, di prendere il virus e magari di passarlo anche ai compagni. Che poi devi stare a casa e avete già dato anche lì. Sì, abbiamo già dato anche lì, però bisogna stare attenti comunque, perché può succedere di tutto e ti può penalizzare tantissimo. Assolutamente, anche perché tra l'altro ne approfittiamo, parlando di Covid, mi aggancio, sì, solo per dare il risultato che oggi la Primavera ha vinto il recupero della gara con il Monza 4-1, è prima in classifica, deve recuperare anche una sfida con il Brescia, sabato affronta l'Hellas Verona che aveva già sconfitto l'andata 1-0, quindi facciamo i complimenti ai ragazzi bravi, di Lorenzo bravi. Simeone, che sono primi in classifica, hanno battuto il Monza e anche loro, mi agganciavo al Covid perché la partita di oggi era il recupero di una gara rinviata per Covid, sì, perché il Monza aveva un paio di positivi e anche la partita col Brescia è stata rinviata perché nel bresciano c'erano vari focolai di Covid e quindi si è preferito, perché anche i calendari, anche voi avete avuto delle gare spostate, esatto, recuperate, sì. Il Chievo l'avete affrontato lunedì, ma l'avevate affrontato due mesi fa perché sì, era stata per causa posticipata COVID, a causa sì, Covid, quindi sì, sì, un po' sta influendo non solo in termini di pubblico, però il pubblico è sicuramente la cosa che vi manca di più, sì, il fattore principale, diciamo. Allora Cesare, noi ci dobbiamo fermare, c'è una pausa musicale, sì.
Sì, come sempre noi ci fermiamo, una piccola pausa con la musica. Intanto, per chi si fosse sintonizzato solo ora, state ascoltando Stella FM, radio ufficiale del Vicenza Calcio, e naturalmente l'ane nel cuore come ogni mercoledì sera. Questa sera è con noi Simone Pontisso. Abbiamo parlato di Festival di Sanremo, ho capito un po' quelli che sono i tuoi gusti, soprattutto okay. Una canzone bella che ti piace, che ti sei scaricato, esatto, è quella di Madame, voce. Con voce, e noi siamo felici perché poi anche Vicentina, così ti facciamo ancora di più pubblicità di quello che forse sicuramente non le serve perché sta andando fortissimo. Una pausa e ritorniamo ancora una volta con la seconda parte di L'anno nel cuore. Ricordi mille giri sulle giostre su di te. Ho fatto un'altra canzone, mi ricordo chi sono. Ho messo un altro rossetto sopra il labbro superiore. Negli occhi delle serrande si stenderanno, io sparirò. L'ultimo soffio di fiato sarà la voce ad essere l'unica cosa più viva di me. Voglio che viva cent'anni da me, voglio rimanere in anni con me. Fumo per sbarazzarmi di lei, ma giora da me. Dove sei finita amore, come non ci sei più. E ti dico che mi manca, se vuoi ti dico cosa mi manca. Adesso che non ci sono più, adesso che ridono di me, adesso che non ci sei più. Non so se ti ricordi di me, quanto è bello abbracciarmi per sentirti un po' a casa. Mi sei mancata in un bosco di me. C'è un rumore incessante, lo faccio da parte. Tu sei la mia voce, mi ricordo di te. Mi vedevano ridere sola, ma eri te. Ho baciato un foglio bianco e la forma delle mie labbra ha scritto da dove nasci tu e che non morirai. E se negli occhi delle serrande si stenderanno, io sparirò. L'ultimo soffio di fiato darà la voce a quella che è l'unica cosa più viva di me. Voglio che viva cent'anni da me, perché in giro mi chiedo di me e mi chiedo di te anche. Dove sei finita amore, come non ci sei più. E ti dico che mi manchi, se vuoi ti dico cosa mi manca. Adesso che non ci sono più, adesso che ridono di me. Stava a guardarmi dentro più che attorno. Sei sempre stato in me, non me ne rendevo conto. Dove sei finita amore, come non ci sei più. E ti dico che mi manchi, se vuoi ti dico cosa mi manca. Adesso che non ci sono più, adesso che ridono di me, adesso che non ci sei più. Io so che buona serata ancora, grazie di aver scelto Stella FM. Buona serata all'insegna della musica con Madame che abbiamo ascoltato, che naturalmente è una delle preferenze di Simone Pontisso, che è il nostro ospite per questo appuntamento di L'anno nel cuore che continua. Sempre vi ricordo il nostro numero, quello per i WhatsApp, i messaggi 345 7959 749. All'interno della nostra pagina di Facebook trovate un sacco di foto di cose interessanti naturalmente del Vicenza Calcio, e ci siamo anche su Instagram. A mio fianco Luisa Nicoli, l'esperta di sport della nostra redazione sportiva, che riparte con la seconda parte di questa intervista. Eh sì, dopo aver ascoltato la canzone che ha scelto Simone Pontisso, tra l'altro stavamo parlando del Festival di Sanremo, anche tu hai visto qualcosa, cos'è che ti è piaciuto? Mi ha impressionato tantissimo, anche i vincitori, Maneskin, stavamo parlando, mi hanno impressionato. Anche a me, duetto con Manuel Agnelli, tra l'altro bellissimo. Sì, tra l'altro X Factor era il giudice, era il loro, quindi, era il loro coach. Sì, deve essere stato bello emozionante per entrambi. Sì, per entrambi. Poi è stato anche molto bello sul palco, la canzone della Nannini è bella di suo. CCP. La Sara non parla, parla a distanza, la Sara Vivian, prima o poi la trascineremo al microfono perché è un'esperta di musica. La Nannini ha fatto una canzone dei CCP. CCP, è vero, brava Sara.
la precisazione doverosa. Quindi la musica l'ascolti comunque? Sì, sì, sì. Mi piace ascoltare musica. Sì. Poi ne parliamo quando ci facciamo un po' i fatti di Simone. Intanto parliamo di questa stagione di Simone che ha avuto di tutto, di più, non si è fatto mancare niente. Allora, la prima botta è stata quell'infortunio a Cremona, che pareva, sì, con la Cremonese, che tra l'altro pareva, è stata la prima vittoria anche in campionato, sì, del Vicenza, sì, gol di Padella, e la brutta notizia, la tegola, sì, ginocchio di Simone Pontisso. Sì. Però ti dico, da come sono caduto, dal crack che ho sentito, io pensavo davvero al peggio. Meno male. Poi tu non sei uno che fa finta, ti abbiamo visto come sei uscito, cioè. No, penso si sia visto, appunto, dalle immagini, e anche tanti miei compagni, dopo che hanno saputo che non era rotto crociato, mi hanno detto sei stato davvero fortunato, perché nel 90% dei casi uno così, un movimento del genere dopo una caduta, sì, rischi davvero di romperti. Tra l'altro, comunque sei dovuto restare a casa in attesa di... Esatto, perché non contento, hai preso anche COVID. Sì. Quindi sì, un bel periodo tra infortunio, sì, e COVID. Vabbè. Sei stato a casa con il COVID poi? 10 giorni. 10-15? Sì, 10-15 giorni. Per fortuna senza grandi sintomi. Ho perso solamente gusto e olfatto, però mi è passato dopo 10-15 giorni e poi sì, non sono ti stato ha subito lasciato bene. Sì, sì. No, e il problema è che tra l'altro stavi aspettando anche di fare la risonanza, di verificare per il ginocchio. Sì, sì, perché i primi accertamenti dicevano rottura del crociato. Poi fortunatamente non è stato così. Distrazione. Meno male. Sì, meno male davvero. Se no, sì, e poi pensare che la tua stagione è finita. Sì, è lunga, Perché la rottura di un crociato comporta 6-7 mesi. Sì. Poi sapere la notizia che non è rotto, che devi stare fermo due mesi e mezzo, un sospiro di sollievo. Lì in quelle, tra l'altro l'hai anche raccontato in conferenza stampa, chi è che ti ha aiutato di recente, intendo che c'è stata una conferenza stampa, sì, che ti ha visto protagonista, chi è che ti ha aiutato in quel periodo un po' tra il ginocchio, il COVID, insomma, diciamo l'umore, sì, non era proprio dei migliori. La mia famiglia pur da lontano mi chiamava ogni giorno, più volte al giorno, per sapere come stavo, per tenermi su di morale, ma la persona principale è stata la mia ragazza, perché io ero in stampelle, non potevo muovermi perché non sapevo se era rotto, se non era rotto, mi faceva male, e quindi mi ha supportato in tutto, mi ha aiutato in qualsiasi cosa, quindi... La salutiamo, come si chiama? Evelyn. Sì. Mandiamo un grosso saluto. Un grosso saluto, sì. Mi ha aiutato tantissimo e non smetterò mai di ringraziarla. Ma lei è stata con te anche nel periodo del COVID? Sì, fortunatamente non ha preso il COVID. Non l'ha preso? Sì. Sì, mi ha aiutato tanto. Beh, immagino. E lì il morale era un po'... Il morale era a terra. Era dopo... totale. Sì, perché vieni a sapere che è rotto crociato e c'è il COVID, non è il massimo. No. Però poi quando ti dicono che non è rotto... Chi è che ti ha detto, guarda Simone, non sono 6 mesi, sono 2 mesi? Come l'hai avuta? Perché avevo già in programma l'operazione e tutto. Sì. E quando però dopo la risonanza il dottore che doveva operarmi e il dottore in cui ho fatto la riabilitazione poi hanno visto le immagini e mi hanno comunque fatto dei test personalmente sul ginocchio e hanno detto guarda che non è rotto il crociato. Allora e lì io non ci credevo, ho detto no, è impossibile. No, è stata una gioia incredibile. Immagino. Una gioia incredibile, davvero. Tu non hai potuto festeggiare molto perché comunque col COVID non si può fare si nulla può fare praticamente. Però è stato. Però immagino che lì sia stata una. Un sospiro di sollievo incredibile. Sì. Una bella botta di adrenalina per ripartire più, esatto, più convinto. Infatti, più. Sì. Poi quando ho iniziato la riabilitazione... Hai fatto la riabilitazione a Cesena? Sì, da Marco Cola si chiama, dove mi ha aiutato tantissimo e ha fatto un lavoro incredibile perché in un mese mi ha rimesso fisicamente a livello di prima. Poi chiaramente ci vuole la partita per riprendere, certo, la condizione, però abbiamo fatto un lavoro incredibile. Il mister ha detto che ti considerava una sorta di acquisto di gennaio. Acquisto di gennaio, sì. Sì, è vero, sono rientrato il 15 gennaio. Gennaio. Quindi, sì. In Perfetto. Piena fase di mercato invernale, esatto. Dicevo sempre, ma cosa mi chiedete, chi compra il Vicenza? Chi compra? Ci torna Simone? Non abbiamo bisogno di nessuno. L'acquisto di gennaio. L'acquisto di gennaio.
Beh, sì, credo che sia stata anche ritornare al campo con i compagni, che sia stata una bella... No, bellissimo. Quando li ho rivisti poi tutti mi hanno abbracciato, mi hanno chiesto come stavo, quindi... No, questo poi fa la differenza, come ti ho detto prima, è un gruppo incredibile, coeso, e ci vogliamo tutti bene, quindi va bene così. Si vede poi che c'è un legame molto stretto da voi, si vede da tanti piccoli gesti, anche se in questo periodo anche noi della stampa, diciamo, siamo un po' staccati perché non possiamo venire a farvi le interviste, vediamo la partita allo stadio, non possiamo seguire gli allenamenti al campo perché non si può per il Covid, eccetera. Però si nota da tanti piccoli gesti che sì, il gruppo si aiuta molto anche in campo, c'è sempre una parola di conforto, anche se uno fa un errore, sempre. Non si rimprovera mai, ma si cerca di aiutarlo, quindi questo è importantissimo per noi. Chi è quello che parla di più in campo, che urla di più? Ce n'è un pochi che parlano tanto. Cappelletti. Padella. Padella. Perché li sentiamo dalla tribuna, siccome sento, non c'è nessuno. Li sento benissimo anch'io da dietro. Tu immagino, molto più di noi. Sì, ma è giusto così. Ah, no, ma certo. Che mi chiamino dei posizionamenti, destra, sinistra, mi aiutano tantissimo, quindi bene così, meglio che si parli tanto che piuttosto che non parli nessuno. Cappa e Padella quindi sono i due più... Sì, Stefano il capitano parla tanto, ti aiuta sempre, e poi comunque giocatori di esperienza, certo, hanno sempre la parola giusta al momento giusto. Perché la cosa particolare è che adesso che non c'è il pubblico lo sentiamo anche noi quando urlano e si sente questo anche quando Mimmo impreca ogni tanto, si gira verso la panchina. No, adesso sì, col fatto che non c'è il pubblico si sente tutto. Si sente molto davvero. Poi anche la partita con la Cremonese, c'era il tecnico della Cremonese che a un certo punto sembrava indiavolato, e noi dalla tribuna che dicevamo al quarto uomo, guarda la panchina di là, non solo quella di Mimmo. sì, urlavano parecchio pure dalla panchina della Cremonese. Ah sì, ma ci sta, adesso è che si sente tutto, quindi fa più effetto. Però insomma c'è un legame forte davvero, se si vede dai piccoli gesti, la pacca sulla spalla, vero, l'abbraccio, anche nei momenti magari meno facili. Esatto. Quello è l'importante, che quando c'è un momento di difficoltà o che non arriva la vittoria, ci siamo sempre uniti per uscire da quei momenti, e l'abbiamo fatto alla grande, adesso dobbiamo continuare così. Dove arriverà questo Vicenza? Mancano 11 partite. Ma dobbiamo affrontare queste 11 partite come delle finali, a partire da sabato, vogliamo provare a vincere con tutte le squadre che affrontiamo, perché questa è la nostra mentalità, di entrare aggressivi, compatti e di provare a vincere. Anche perché dopo Empoli ci sono due partite che potrebbero non decidere il campionato, però Cosenza e Pescara sicuramente sono squadre... possono indirizzare un po' quello che sarà il campionato. Percorso. Sì, dobbiamo affrontare innanzitutto l'Empoli e provare a vincere, a fare punti, e poi partita dopo partita ci penseremo. Poi si dice che le vittorie aiutano a vincere, che vincere aiuta a vincere. Esatto, aiuta il morale, aiuta tutto, dobbiamo continuare a martellare. Senti, il giocatore, il centrocampista, avevi un idolo o hai un giocatore che ti piace particolarmente? Avevo Pirlo quando giocava, però adesso ti dico uno che è ancora in attività, mi piace Kroos del Real Madrid. Sì, Modric, sono tutti giocatori. Tanta roba. Che quando guardi veramente, Thiago Alcantara, ce n'è davvero tanti che... Ti è andato a pescare all'estero? Sono andato a pescare all'estero, sì, perché... Quando soprattutto guardo la Champions e guardo questi giocatori, certo. Verratti, giocatore che mi piace tantissimo, quindi ti dico questi nomi qua perché sono giocatori che fanno la differenza, che decidono il ritmo della squadra, sono pazzeschi. Senti, parliamo un po' di Simone Pontisso, della storia di Simone Pontisso. Okay. Allora, la passione di San Martino di Codroipo, l'abbiamo detto in apertura, che è un paesino... Di 200 abitanti vicino a Codroipo, okay. Provincia di Udine. E la passione per il calcio di Simone nasce come, perché subito, da bambino? Subito. Da 6 anni ho iniziato a giocare a calcio a Codroipo, e mi ha indirizzato sicuramente mio papà, che già mi dava la palla, che giocavo da bambino, con mio fratello anche, tutti appassionati di calcio. Appassionati di calcio. Non potevo che iniziare a giocare a calcio. Ecco. Ma giocava? Tuo papà ha giocato? Ha giocato a livello amatoriale. Sì. Sempre è piaciuto giocare e andava... Adesso a causa del Covid non va più, ma anche adesso andava a giocare ogni tanto con gli amatori. Sì, è un appassionato. Quindi la passione era in famiglia, sì, il pallone. Sì, sì. Tu hai un fratello più grande? Più grande, sì, 5 anni più grande. C'è sempre stata la passione del calcio, proprio si guardano le partite,
c'è proprio la passione a casa Pontisso. A casa Pontisso. E da piccolino eri tifoso di che squadra? Milan, sì. Tutta la famiglia interista. Mia mamma interista, mio fratello, mio papà interista, mia zia interista. Infatti quando c'era il derby io ero da solo, l'unico milanista ero io. Dovevo sperare vincesse il Milan, perché se vinceva l'Inter, cioè, massacravano tutta la famiglia. Ma ascolta, come ti è venuta la passione per il Milan in una casa di interista? Per contrapposizione con gli altri? Sì, perché mio cugino e mio zio mi dicevano no, il Milan, devi fare il Milan. Allora da lì ho iniziato a fare il Milan, poi c'era Kakà che mi ricordo era uno dei miei idoli. Poi mi piaceva il Milan. Non ti chiudevano fuori casa perché no. Ti fai scherzi. Per fortuna no. C'è il derby, tu stai fuori no, in terrazza. Però il derby, c'era rivalità. Immagino, ma te lo guardavi da solo, quindi tu. No, insieme agli altri. No, certo, tutti, mio papà, mia mamma, mia zia, mio fratello, tutti sul divano a casa nostra, casa mia lì a San Martino. A San Martino. Sciarpe nerazzurre. E solo io con la maglia del Milan. E tu con la magliettina del Milan. Avevi la magliettina di chi? Kakà. Shevchenko avevo la magliettina. Sheva, grande. Sì. Sì, io sì. Confesso le mie simpatie rossonere, perché per me il Lane e il Vicenza prima di tutto non si tocca, esatto. Non c'è pericolo, perché il Lane è nel cuore, la simpatia è rossonera, confesso questa cosa. E quindi quelli sono stati anni belli, peraltro. Esatto, sì. Abbiamo vinto tanto. Ah sì, quindi poi sei andato al Codroipo. Sì. E hai iniziato? Ho iniziato sì, da piccolino a giocare. Giocavi già subito centrocampista o hai cambiato ruoli? No, da piccolino alternavo tanto da difensore, centrocampista, facevo un po' di tutto, ero un po' il jolly da piccolino. Poi a 10 anni sono andato al Donatello, che è una squadra vicino Udine, fino a 13 anni, e lì giocavo difensore barra centrocampista. Poi sono andato all'Udinese. E lì ho iniziato a fare il difensore i primi anni, poi sempre centrocampista. Ah, hai fatto anche difensore anche l'Udinese? I primi anni sì. Ma poi facevi il centrale? Sì, difesa 4, ero uno dei due centrali. Dei due centrali? Sì, che impostava. E poi ho iniziato a giocare a centrocampo. Dai, che magari Mimmo ascolta, non si sa mai. Che sa mai. No, scherzo. C'è bisogno. C'è bisogno, ha detto Simone, casomai dovessi servire. Vabbè, ma adesso di centrali ce ne abbiamo di forti. Esatto. Sì. E quindi è iniziato così e poi hai fatto la trafila delle giovanili. Fino alla primavera, prima squadra. Poi sono andato in prestito alla Spal. Ferrara. Sì. Dove abbiamo vinto il campionato. Te lo ricordi l'esordio in prima squadra? Sì, ho fatto l'esordio con gol contro l'Ascoli. Eravamo Ascoli-Spal 1-1, ho fatto l'esordio, ho segnato io, sì. È stata un'emozione assurda. Indescrivibile, sì, immagino. Sì, incredibile. Ma eri partito dall'inizio o eri entrato dalla panchina? Sì, titolare. Titolare? Sì, ero partito dall'inizio. Partita indimenticabile per me, perché è il mio primo gol... te lo ricorderai per sempre, il primo gol tra i professionisti al debutto in Serie B. No, è stata un'emozione incredibile, sì. Quindi Ascoli per te rimane un campo che porta bene, un positivo, insomma, esatto. con un ricordo positivo. Esatto. Poi non è stata un'annata fortunatissima. No, perché per te. Ho avuto un infortunio al ginocchio, solito ginocchio. Lo stesso, ginocchio. Sì. E avevo un'infiammazione al tendine rotuleo che mi ha portato via parecchi mesi. E poi da lì è finita la stagione, sono tornato a Udine. E poi dopo un anno e mezzo che ero a Udine, che ho finito di curarmi e tutto, che stavo bene, e sono venuto qua a Vicenza. E a Vicenza adesso tu sei qua da gennaio 2019, come dicevamo prima, come ti trovi? Ti trovi bene? Come ti sei trovato? Benissimo, mi hanno accolto da subito bene. Anche i tifosi che vengono a Capovilla a vedere gli allenamenti mi salutano sempre, si vede che mi vogliono, vogliono bene. Sì. Sì. E quindi fa davvero un sacco piacere. L'affetto che ti dà questa gente qua è davvero unico. Peccato che non siano allo stadio. Sono venuti manca a salutare. Anche quel chissà quando mai si torneranno allo stadio, ma sono venuti a salutarvi. Ogni tanto si organizzano, sono venuti l'altra settimana. Sì, ci fa ad un sacco piacere. Sì, ci danno la carica giusta per affrontare le partite. Ma sono convinta che ti vogliono bene, perché se poi sei un giocatore di quelli che non si risparmia. Cioè, cerco di dare tutto sempre. Finché non ho i crampi vado, nella serie corro. Non ce la faccio, sì. No, perché è troppo importante fare risultati per noi, per fare punti per conquistarci la nostra salvezza e poi
poi andare avanti, quindi bisogna, chi gioca deve dare tutto. Cos'è per te il calcio? È tutto, calcio è tutto, perché ho iniziato da piccolo a vedere le partite, i giocatori, sognare di diventare uno di quei giocatori di Serie A, di Serie B che guardavo con la mia famiglia. Qualche sogno l'ho realizzato, ma aspetto di realizzarne altri. Anche perché poi l'anno scorso hai rivinto un campionato, sì, insomma, comunque con il Vicenza, anche se la vittoria è arrivata a tavolino, ma insomma, sì, però comunque meritata. Assolutamente meritata per punteggio, prestazione, miglior difesa di tutti i campionati professionistici in Italia e in Europa, perché 12 gol subiti in 27 partite credo sia veramente una stagione incredibile. Sì, sì, sì. Peccato che sia stata fermata dal Covid, ma è stata una stagione straordinaria con l'apice di Cesena, sì, davanti, partita a incredibile, mamma mia, tifo pazzesco, tifosi. Sia loro ma sia nostri, vostri, mamma mia, ce n'era davvero tanti. È stata una vittoria pazzesca per chiudere l'anno, perché poi è arrivato il Covid e si è fermato tutto. Tra l'altro vi siete anche dovuti un po' abituare voi a giocare con lo stadio vuoto, perché le squadre della Serie B poi avevano ripreso il campionato e quindi, sì, avevano già una mezza idea di cosa vuol dire. Esatto. Noi, per voi è stato stranissimo, perché passare da un pubblico come questo che hai a Vicenza, che ti sostiene tutta la partita, a non sentire più niente, è stato strano. Ma voi ve ne accorgete, lo chiedo sempre anche ai tuoi compagni, tu sei uno di quelli che ha bisogno, cioè che sente la carica del pubblico, o comunque entri in campo, fai la tua partita, che ci sia, che non ci sia? Io personalmente entro con l'obiettivo di dare tutto, se c'è il pubblico meglio, perché si sente, però io cerco di dare tutto lo stesso, sia con o senza il pubblico. Quello è l'obiettivo, secondo me, che ognuno deve avere, di non risparmiarsi con o senza pubblico. Chi è il più grande tifoso di Simone Pontisso, quello che ti segue, che ti chiama fino alla partita? No, beh, i miei genitori. Sì, la mia ragazza. Mamma e papà si chiamano? Renato e Cinzia, che poi adesso non possono neanche venire. Matteo. E Matteo, li salutiamo tutti. Salutiamo tutti. Tutta la famiglia Pontisso, anche se è interista, ma li salutiamo. Li salutiamo lo stesso, scherzo, dai, per stavolta. Stiamo scherzando. Che poi non possono neanche venirti a vedere, quindi ti seguono infatti, su. Infatti rosicano un po', perché appassionati come loro, che l'anno scorso venivano sempre. Mio papà aveva l'abbonamento. Ah sì? Sì, aveva l'abbonamento. Aveva fatto proprio l'abbonamento? Sì, sì, del Vicenza, quindi veniva sempre in casa a vedermi, quindi non poter andare allo stadio per i miei genitori, anche per la mia ragazza, per mio fratello, non è facile. Quindi sono loro. Però mi seguono sempre dalla TV. Ma poi ti chiamano, chi è che ti fa le raccomandazioni? Dice, hai fatto bene, hai fatto male? No. Sì, sì, no, mi chiamano sempre dopo la partita, il giorno dopo la partita. Ok. E parliamo, discutiamo di come è andata la partita. Ma papà ti dà consigli? Sì, sì, papà sempre mi dà consigli. Così va bene, così no, sì. Occhio. No, beh, di solito non mi dice mai così no, mi dice va bene, hai fatto bene, non ti preoccupare, vai avanti, grinta, testa. È un motivatore. Beh, fa bene. Nelle squadre ci sono anche i mental coach, sì, i motivatori, ormai... Sì, sì, poi se sbaglio qualcosa me lo dice, quindi... Ah sì, non sì, è che sì, ti risparmia, no, perché... è onesto. Condivido quello che dici. Senti, ci facciamo poi i fatti tuoi, come diciamo sempre, vero? Vai. Cesare, ma tempo, a parte il campo, Evelyn, giustamente, sì, passioni di Simone Pontisso fuori dal campo? PlayStation con i miei amici, è immancabile, perché comunque li sento, perché giochiamo tramite le cuffie online, loro abitano a Udine. E quindi fa piacere sempre sentirli, scambiare due chiacchiere, ridere, fare un po' gli stupidi. Quindi tu hai mantenuto le amicizie di Udine? Sì, 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 sì. Ho tanti amici là, quindi li sento spesso. Tra l'altro hai partecipato anche al torneo, quello l'eSport Vicenza, sì, giusto? Quello a PES, sì, 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 non è andato benissimo. Ho battuto Zonta, lo ricordo a tutti gli spettatori. A Loris in particolare, immagino. A Loris, sì. Hai vinto tu. L'ho vinto io, sì. E poi però perso. Hai perso con... Lasciamo stare. Ah, ok. Non lo diciamo. Avevo una vaga idea di chi fosse, ma no. Serve ricordarlo. Ricordiamo che hai vinto con Loris. Esatto. Quindi la play e... La play, poi... andavo tanto al cinema, però adesso causa Covid non si può.
E niente, non mi resta che fare passeggiate con la mia ragazza. E cinema, cosa ti piace? Cosa andavi a vedere? Film d'azione. Sì, sì, sì. Okay. Ridi, Sara. La Sara Vivian sorride, vorremmo sapere se ha qualcosa da aggiungere su questa cosa. Ma... No. Senti, allora vi ho detto musica, dicevamo prima, sì, ti fa compagnia, ti carica. Sì, sì, sì. Beh, ascolto. Non è che ascolto sempre le stesse canzoni, che sono uno scaramantico che, okay, che prima della partita. Partita. No, ascolto le nuove uscite. Musica italiana, straniera, un po' di tutto. Sì, 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 mi piace un po' di tutto. E libri? Leggi? Poco, pochino. Qui ci sarebbe l'altra domanda che faccio di solito. Vai. Qualcuno mi dice non farla, no, ma che studente era Simone Pontisso? Mediocre. No, tra gli allenamenti e tutto, non è un alibi, non voglio creare, però l'ho sempre portata a casa, come si suol dire. Allora, avevo il mio 6/7. Diploma in? In ragioneria. In ragioneria? Sì, sì. Sono uscito, non ho perso. Pensa che ho anche un diploma in ragioneria, quindi. Non è facile, perché quando giocavo in primavera tanti miei compagni hanno mollato la scuola, invece io non ho mollato, anche i miei genitori hanno insistito tanto, certo, che per arrivare io finissi al diploma. La scuola, per il diploma, e l'ho finito senza perdere anni, quindi ne vado fiero. Dai. Sì. Piccolo traguardo, che ne vado fiero, perché non tutti ce l'hanno fatta. No, infatti. No, ma per quello tutti ti ho chiesto. Mollano e... Alcuni mollano, e quindi per quello alcuni, ma non parliamo di quando andavo a scuola. Ma esatto. Poi mamma doveva inseguirti per i campetti per farti studiare o... No. Poi io ero, poi ero in classe con la mia ragazza. Ah, dai. Quindi mi aiutava tanto, mi preparava gli schemi, così studiavo prima, studiavo bene quello che dovevo studiare, e così al 6 o 6:30 ci arrivavi sempre. Vedi, avevi trovato il sistema per avere sistema un aiuto importante. E a casa come te la cavi? Fai da mangiare? No, per l'amor di Dio. Per l'amor di Dio. No. Mi piace, no, perché no, Simone no. È sincero, per l'amor di Dio. Io far da mangiare proprio le cose base, ma più base. La mia ragazza è forte, davvero forte, far da mangiare. Io non me la cavo proprio. Zero. Ma le dai una mano a casa? Sì, beh. Dovremmo chiedere a Evelyn, in realtà, però ci fidiamo. Sì, io posso dire quello che voglio, tanto non c'è Evelyn, appunto. Quindi sì, do sempre una mano, aiuto. Aiuto, sono bravo, faccio le pulizie, passo l'aspirapolvere. Sì, tutti i giorni. Faccio tutti i lavori. No, lei fa il grosso. Attacco la lavatrice, stendo. No, ogni tanto do una mano, però il grosso fa lei, devo essere sincero. È perché la settimana scorsa abbiamo avuto qui Valentini, ma c'era anche sua moglie. E quindi era qua abbiamo sua moglie. Chiesto a lei, allora lui e non ho potuto mentire, esatto. Io invece posso raccontare quello che vuoi. Che non si può chiedere a Evelyn, ma la salutiamo, dai. Sì. Senti, torniamo a parlare di calcio, ti chiedo ancora 2 o 3 cose e poi chiudiamo. Okay. Il sogno nel cassetto di Simone Pontisso? Beh, di raggiungere la massima categoria il prima possibile, perché voglio provare a vedere com'è giocare in Serie A, e quindi penso questo sia uno dei miei sogni principali. Poi arrivarci con il Vicenza penso sia il top del top, però vediamo. Speriamo. Tu hai il contratto fino al 2022, giusto? Sì. Prolungato l'anno scorso. Sì. Quindi intanto per un altro annetto da qua non ti facciamo andare via. Esatto. E poi incrociamo le dita su quello che sarà per il Lane. Tra l'altro, speriamo. Ieri è stato il 9 marzo, era il compleanno del club, sì, 119 anni di storia. E ho visto anche tutti i miei compagni, abbiamo fatto tutti gli auguri alla società sui social. Eh sì, c'era questo video con tutte le immaginine, sì. E voi che facevate gli auguri. E la Sara è brava su queste cose. Sempre puntuale. Ma la storia del Vicenza la conoscevi un po' quando sei venuto qua? Ad essere sincero, non la conoscevo bene. Però quello che da quando sono arrivato, che mi hanno trasmesso l'importanza di questa società, si sente. Quando arrivi in questa società lo senti e ti fanno sentire subito appartenente a questa società. E poi avrete visto le immagini di Mimmo Di Carlo quando ha vinto la Coppa Italia qualche anno fa. Come dicevamo, sì, qualche prima. Anno fa. Sì, sì, sono momenti indelebili, penso,
nella gente vicentina. Assolutamente. Senti, torniamo a parlare dell'attualità in chiusura. Altra cosa che chiedo sempre anche ai tuoi compagni, visto che i tifosi appunto non possono esservi vicini, vuoi dire qualcosa al pubblico dell'Ane, ai tifosi? No, che ci manca tanto, perché ci dà una spinta incredibile, che li aspettiamo presto allo stadio appena finirà questo Covid, e niente, auguro a tutti i tifosi di tornare presto allo stadio, perché è bello, e giocare senza pubblico non è la stessa cosa che giocare con il pubblico, ma con questo pubblico. Tu l'hai scoperto. Che tornino presto. Che tornino presto a caricare la squadra, cantare, a saltare. Esatto. Poi, come si diceva l'anno scorso, poi quando facevate anche le dirette Instagram, perché c'è stato il periodo in cui non si poteva. Anche lì la Sara puntualissima. Puntualissima con le dirette Instagram. Devo dire, lo ammetto, che ha salvato molti di noi. Con le dirette Instagram ha salvato tutta la categoria stampa, perché a un certo punto non si sapeva più cosa scrivere, perché le partite non c'erano, non si giocava. Chi come me e come altri colleghi tutti i giorni scrive un pezzone sul Vicenza, ci siamo inventati di tutto. Io ho fatto pezzi su cappelletti che faceva lo chef, fortissimo, di tutto, scritto dei giocatori che studiano all'università, ho fatto un pezzo sui laureati e gli studenti, ci siamo inventati di tutto, e devo dire che le dirette Instagram di Sara ci hanno aiutato molto. Una grandissima idea, sì, perché poi tanti tifosi ti facevano le domande, ti seguono in tanti, quindi... e molti di voi, mi era venuto in mente per quello, perché molti di voi dicevano andare sotto la Sud a festeggiare una vittoria è una cosa impagabile. Sì. Vabbè, l'abbiamo visto l'anno scorso, ogni vittoria eravamo là a cantare con loro, emozioni incredibili. Ti risparmio di cantare un coro della curva, qualcuno è stato chiesto. Grazie. Su Instagram. Meglio. Speriamo di vedervelo cantare in campo, di vedervi voi insieme con esatto, la curva quanto esatto, prima. Meglio. Senti, sabato dicevamo ore 18 arriva l'Empoli allo stadio Menti, carichi, convinti per provare a vincere, non c'è paura, non si guarda in faccia nessuno, paura di nessuno, coraggio, e ci proviamo. E Pontisso sarà in campo? Chi lo sarà sa? Una scelta del mister. Lo so, te l'ho chiesto apposta. Allora, grazie mille a Simone Pontisso, grazie, per essere stato con noi stasera. Ciao a tutti, questa grazie. Lunga puntata a parlare con il centrocampista dell'Ane. Io ricordo, l'abbiamo data prima la notizia, lo ridiciamo, che la Primavera ha vinto con il Monza 4-1 nel recupero, prima in classifica, e quindi facciamo i complimenti alla squadra di Lorenzo Simeoni, che poi tornerà in campo sabato contro l'Hellas Verona e contro l'Hellas. Ecco, puntini, perché sappiamo già come, perché il Chievo ancora può esserci anche simpatico, adesso ancora di più che abbiamo vinto lunedì, ma il Chievo ci sta anche a cuore. Sull'Hellas potremmo dire qualcos'altro. Grazie a Cesare, grazie alla Sara, a Viviana, a Simone Pontisso, e poi noi torniamo giovedì. E tu ritorni poi domani sera. Ok, grazie per l'ascolto da parte di Cesare Viero, Luisa Nicoli. Con Simone Pontisso si conclude questa serata di Lane nel cuore. Appuntamento naturalmente a mercoledì prossimo. Avete ascoltato Lane nel cuore, direttamente da Casa Vicenza, con i nostri inviati Luisa Nicoli e Cesare Viero. Radio Stella FM, la radio ufficiale della Nerossi Vicenza.